Siamo in compagnia del consigliere di minoranza per Fondazione Comunista del Comune di Auditore, Antenisco Bartolucci. Chiederemo a lui un punto di vista sull'operato dell'attuale amministrazione. Prego, consigliere. La situazione amministrativa, dopo tre anni di questo governo, presenta, secondo me, dei motivi, presenta una staticità che non è tollerabile. C'è bisogno di maggior dinamismo e quindi cercheremo anche noi di incalzare come minoranza questo governo del comune ad un dinamismo sulle questioni da affrontare che erano attese e invece sono state lasciate un po' indietro. Penso che La paura di fare delle scelte abbia caratterizzato questo gruppo di governo, principalmente su due questioni fondamentali che potevano essere di sviluppo nel nostro territorio. Una è l'unione dei comuni. Sull'unione dei comuni sono già sei mesi praticamente che si discute e viene rimandato anche un progetto di convenzione insieme a Tavolette e Monte Calvo, e questo non è buono, perché fin dagli anni 80 noi abbiamo perseguito nei nostri comuni una politica di unione con la scuola di Clanciarino, con anche i trasporti, e adesso si trattava di mettere a fuoco questa unione attuando proprio una normativa, quindi portando in consiglio dei modi per andare più avanti, e quindi unire i vigili, unire anche alcuni servizi cominciare ad unire alcuni servizi che sono all'interno dei vari comuni. Questo con l'ottica di diminuire delle spese, perché con i trasferimenti dello Stato che sono sempre più carenti abbiamo la necessità di spendere meno. E la strada individuata da noi, dalla minoranza, è quella dell'unione dei comuni. Per quanto riguarda invece il fotovoltaico, si trattava di intervenire in quello che sono le possibilità del governo. Con queste in pratica potevamo mettere degli impianti fotovoltaici sulle strutture pubbliche a costo zero, quindi usare i nostri tetti delle scuole, anche lo stesso del tribuna del campo sportivo prima che crollassero, o anche insomma tutte le strutture pubbliche dovevano essere ricoperte di impianti fotovoltaici, e invece questo non è avvenuto, non abbiamo colto questa occasione, e quindi non abbiamo perso un'occasione importante per risparmiare dei soldi e avere, cioè no, non era neanche necessario prendere dei grossi mutui, perché queste cose sono a costo zero. Poi lancio un attimo una provocazione, scusi se la interrompo. E solitamente quando vengono installati dei pannelli fotovoltaici, la portata di un tetto, soprattutto se vengono messi sui tetti, viene ridotta. Quindi già abbiamo avuto dei danni dalla neve, come ricordato, per le tribune. Non si rischiava di avere ancora più danni? Poi, visto che c'era l'Ethernet... Colgo l'occasione anche per parlare di questo problema dell'Ethernet. Chiaramente il fotovoltaico nei comuni limitrofi è diventata una risorsa per diversi comuni, perché chi ha lo spazio giusto è riuscito a fare anche dei campi, e i nostri comuni vicini riescono ad avere anche degli introiti che poi spendono in servizi sociali ed altro. E quindi si trattava di credere in questo progetto e di lavorare in modo che poteva portare dei benefici economici al nostro comune. Invece, per quanto riguarda l'Ethernet, che appunto è una conseguenza della nevicata di febbraio, ci sono diversi tetti che sono crollati in Ethernet, diverse situazioni di crisi, di criticità nel nostro comune, ed è necessario qui porre un rimedio a questo. Sì. E la prima, per entrare un po' nel merito di questo, la prima criticità è stata nella zona dove si allenano i ragazzini, che c'era un tetto crollato, poca cosa, circa 4x3, circa 10 metri, 12 metri quadri di tetto di Ethernet,
e questo è stato rimosso dopo le nostre interrogazioni, dopo le nostre pressioni come minoranza, e comunque è stato rimosso da una ditta specializzata. Ora si trattava di andare avanti, di portare a compimento anche la bonifica di altre aree, però qua la maggioranza, quindi questa amministrazione un po' nicchia, non riesce a fare scelte. Mentre invece, ecco, un altro elemento di criticità, stabilisce delle scelte come sulla piazza Foro Boario, che sono delle scelte non contingenti, non necessarie in questo momento. Cioè, noi arrivare a deliberare dei lavori per 200.000 euro sulla piazza Foro Boario, di sistemazione della piazza Foro Boario, che è una piazza sì, che presenta delle problematiche con questi pini che sono cresciuti un po' troppo, sì. Però è anche la difficoltà dei bambini dentro a giocare, eccetera. Che poi non c'è più un gioco all'interno. Sì, esatto, si potrebbe lavorare, perché non è una priorità secondo noi della minoranza, secondo me e secondo anche gli altri rappresentanti della minoranza, non ha una priorità, per cui è una piazza che può essere fatta tranquillamente anche tra 5-10 anni, basta adesso tenere in ordinaria manutenzione, rimettere giù dei giochi, ripulire questi pini e si potrebbe utilizzare tranquillamente così com'è. Mentre invece c'era nel programma elettorale della maggioranza la sistemazione di Piazza del Popolo, sistemazione di Piazza del Popolo dove adesso è adibita a parcheggio e sarebbe la piazza più importante del paese. Il cuore del paese, della cittadina. Esatto, proprio il cuore del paese. E necessita di una rivalutazione, abbiamo bisogno comunque di un centro del cuore, certo. E dietro questo creare un arredo urbano nuovo, abbiamo bisogno di abbellire la città, abbellire il paese perché adesso presenta diversi problemi, non è molto pulito, ci sono gli alberi, sono uno per tipo, i marciapiedi sono tutti scassati. Ci sono diversi problemi, se noi attraversiamo il paese a piedi vediamo diverse problematiche, sia a partire dalla posta fino ad arrivare su al cimitero troviamo tantissimi problemi. Quindi c'è questa necessità di fare un piano dell'arredo urbano, però vediamo con minoranza che questa amministrazione non se ne cura, diciamo che è insensibile a questa problematica. Quindi niente, aspettiamo, cerchiamo di spingere questa amministrazione a fare queste cose, ma non essendo loro non le sentono come problema prioritario, vanno dietro ad altre problematiche che non risolvono questi problemi. Poi tra l'altro c'è anche da dire questa concentrazione, mi permetto di fare una critica al sindaco in prima persona, perché questa gestione sua un po' personalistica delle cose alla fine ha prodotto un disfacimento anche, se vuoi, uno sfilacciamento della maggioranza, perché ci sono già un assessore dimesso e altri due consiglieri dimessi. Questo è dovuto alla incomprensione nella maggioranza, all'interno della maggioranza nelle cose da fare, e questo non può addebitarlo alla minoranza. Noi, la minoranza cerca di fare il suo compito in consiglio comunale e anche fuori, con interrogazioni, con prese di posizione, e cerca di portare alla ribalta delle problematiche, mentre il sindaco nicchia. E tornando al decoro del paese, l'arredo urbano, la preoccupazione della minoranza non solo è quella che, vedendo queste situazioni di degrado come le ha definite, possano attirare elementi poco buoni della feccia, possiamo dire. E può spiegarla meglio questa? Io credo che dobbiamo mirare un po' tutti all'eccellenza delle cose. E penso che il nostro paese sia rimasto indietro rispetto ad altri paesi nella vallata, mentre 20-30 anni fa era il paese più progredito e più avanti. Quindi questa cosa mi rattrista, perché sono nato qua e penso che
e questo paese possa fare di più. Io credo che un paese dove si cura la rete urbana, dove si curano i servizi sociali, dove si vive meglio anche nell'ambiente e possa alla fine rivalutare anche le nostre proprietà, diventare un paese più meno degradato, più accattivante anche per nuove attività commerciali che non fanno mai male. Sì, questo è chiaramente legato, le attività commerciali sono, detto bene, perché sono legate appunto allo sviluppo di un paese, e credo che noi dovremmo mirare di più allo sviluppo del paese, all'abbellimento del paese, all'eccellenza del paese. Allora ci troveremmo con come una rivalutazione delle nostre cose e anche una crescita, per cui i nostri ragazzi non sono costretti ad andare a lavorare fuori, no? Pesaro, Rimini, Riccione, eccetera, fanno tutti questi lavori anche pur nella difficoltà del precariato che c'è oggi, però se noi creiamo delle occasioni di lavoro anche all'interno del nostro paese è cosa buona. Lanciamo un'altra piccola provocazione, ultimamente però a Casilina delle nuove attività commerciali sono state aperte, troviamo una gastronomia e pizzeria da sport, un negozio etnico, se ne è ampliato un altro, ecco, non mancano le attività commerciali. Nuove. Sì, c'è qualche movimento di qualche ragazzo che si... Considerando che poi il periodo in cui ci troviamo. C'è qualche ragazzo che si mette a fare di questi lavori e questa è una cosa positiva, però penso che noi come comune si debba mettere a disposizione degli strumenti affinché le cose siano veloci e non ci sia tanta burocrazia. Quindi anche ad esempio se vogliamo vedere un elemento di criticità per aprire un'attività ci sono impiegati più di 6 mesi, sono passati, quindi è un elemento di criticità. Più tra l'altro abbiamo delle situazioni anche nella zona artigianale che è davanti al cimitero o nella zona industriale che sono delle situazioni di difficoltà. Ecco, quello che manca al comune e che si critica all'amministrazione che non fa è quello di mettere a disposizione gli strumenti per fare. Poi chiaro, il comune non è che deve fare la fabbrica o deve fare il negozio, però deve dare gli strumenti e le possibilità veloci, senza tanta burocrazia. Perfetto, continui pure, non so. Sì, si può, ci sono anche altre questioni dove credo che magari avremo anche altre occasioni dove poter... Allora, non so, magari in conclusione vuole dirci magari quali potrebbero essere le differenze che un'altra amministrazione porterebbe al comune di Auditore e a tutti i paesi che ne fanno parte, insomma. Sì, credo che un'altra amministrazione cambiano le priorità, questa è la differenza, perché al giorno d'oggi lo Stato trasferisce pochissimi soldi ai comuni, però c'è la possibilità di cambiare le priorità. Diciamo l'esempio l'IMU è stato deciso questo aumento così con leggerezza dall'amministrazione comunale, no? Dal 4 per 1000 passa al 5 per 1000, dal 7,6 per 1000 passa al 9,1 per 1000. E invece era possibile intervenire se ci fosse stata un'altra amministrazione, invece di pesare sempre sui cittadini questi aumenti, sarebbe stato possibile intervenire riducendo delle spese, no? Oppure cercando di economizzare altri costi. Un'altra cosa che un'altra amministrazione differente da questa potrebbe fare è quella ad esempio di incentivare il sociale, di incentivare anche sui ragazzi, sui giovani, perché i giovani qua avrebbero bisogno di un punto di ritrovo proprio nel centro del paese, chiamato prima in forma giovani, un po' più moderno, oggi attualmente più moderno dovrebbe essere, però abbiamo bisogno comunque di un centro di aggregazione per i giovani, non possiamo continuare a vedere partire tutti questi ragazzi, a lavorare fuori. Ecco, noi dobbiamo cercare di mettere un'amministrazione che crede anche nei giovani, deve cercare di mettere a disposizione tutte le possibilità. Poi, come dicevo,
un'altra amministrazione, specialmente mia, guardando da un punto di vista della sinistra, chiaramente mette in primo piano il sociale, mette in primo piano le classi meno abbienti, che devono comunque risolvere delle problematiche che non sono di tutti. E quindi la priorità si darebbe, in caso di un'altra amministrazione, si darebbe a questo tipo di persone, no? E quindi risolvere tutte le problematiche che sono legate anche al sociale. E poi ci sarebbe bisogno di sviluppare il periodo estivo qualche festa anche per i ragazzi, cioè non soltanto che dobbiamo dare vino a Riccione o in altri posti, insomma. Ma qualcosa proprio qua. Sì. Specialmente intendo dal punto di vista musicale. Qualcosa sì, che attiri la gioventù e non solo. Sì. Un altro obiettivo è di un'amministrazione che io mi pongo come amministratore di sinistra, no, amministratore sono comunque in minoranza, però se diventasse in minoranza. È importante fare riprendere la forza e la coscienza ai cittadini che le cose pubbliche sono di tutti. Cioè, è importante la presa di coscienza dei cittadini sugli strumenti che il comune ha, quindi le scuole, gli asili, la biblioteca, il centro sociale Arci e altre cose. Sono delle cose in cui tutti i cittadini hanno investito e sono di proprietà pubblica. Ed è giusto che utilizzi. E quindi sì, chiaramente si incentiverebbe la partecipazione dei cittadini alle decisioni della gestione, come gestire meglio un centro sociale, come gestire meglio la biblioteca, come gestire meglio alla fine anche il comune. Quindi maggior partecipazione, maggiore dialettica e più riunioni. Quindi sulle problematiche che si affrontano, quelle grosse chiaramente, le problematiche che si affrontano devono essere discusse tra i cittadini. E questo è il punto di vista mio. E credo che sia la differenza notevole rispetto a questa amministrazione, che seppure non abbia esperienza, però comunque decide delle cose non sempre dal verso giusto. E bene, ha concluso, non so, sì, però magari mi volevo concludere soltanto dicendo che fare un complimento innanzitutto a Telegianna per questa ventata di novità che ha portato nel paese, questa, e non solo, diciamo, mi permetterei di dire. Sì, sì, è una ventata di discussione che è comunque positiva. Spero che si allarghi ancora maggiormente anche ad altre fasce magari di popolazione. Spero che si mantenga anche libera da condizionamenti, che questa è una cosa. Quello sempre, uno dei principi fondamentali. È fondamentale e penso che sia per Telegianna, se posso darle un consiglio, è quella della ricerca della verità sempre. Certo. Anche se scomoda, ma comunque è sempre la ricerca questo della verità. Questo è infatti un altro dei pilastri, diciamo, su cui da 3 anni noi puntiamo insieme, come detto, ad essere di sopra delle parti, ma limitandoci a raccontare ciò che succede anche dalla politica, cercare di stare fuori il più possibile, ma solo raccontando, ecco, giustamente i fatti, ciò che avviene. Non so, magari noi aspettiamo, intanto ringraziamo Antonisco Bartolucci, che ricordiamo è il consigliere di minoranza di Rifondazione Comunista per il Comune di Auditore. Aspettiamo magari una replica del sindaco Paolo Veneruccio, comunque di qualcuno della sua amministrazione, della sua lista, e perché no, magari riuscire a creare anche un confronto qua su Telegianna, un dibattito. Questo è una cosa possibile. Adesso non siamo in campagna elettorale, no, però magari le problematiche si susseguono, sì. Ci sono tanti problemi che vengono fuori settimanalmente o mensilmente e li affrontiamo sempre in discussione. E chiaramente io sono disponibile anche a fare dei confronti anche pubblici, quindi ben venga la discussione. Anche per avvicinare, come ha ricordato lei, il popolo, i cittadini, e magari anche ricordiamo di invitarli a frequentare più assiduamente i consigli comunali, tra le varie riunioni, proprio per avvicinare la cittadinanza a chi amministra il nostro territorio.
Perfetto, ringraziamo il consigliere Bartolucci. Grazie a voi. Grazie.